Adesso però continuiamo a occuparci di attualità, continuiamo a parlare dei temi principali di Taranto. Sì, lo facciamo con Gianni Liviano. Ieri doppia conferenza stampa, promossa da lui, la prima sul comparto 32, la seconda sulla questione parcheggio di via Anfiteatro. Ieri appunto insomma, ha parlato di una proposta da portare in consiglio comunale. Già gli era stata bocciata una proposta, ricordiamo, riguardo al comparto. Tra l'altro, come sapete, la maggioranza ha detto aspettiamo l'esito del Consiglio di Stato prima di decidere, però Liviano, insomma, insiste e dice: vogliamo una posizione chiara, netta, sul punto. Ce l'abbiamo, Ce Liviano? l'abbiamo in collegamento telefonico. Buongiorno Liviano. Buongiorno a tutti. Oh, che entusiasmo! Bene. Bello, bello, prima mattina. Sarà che noi siamo svegli da troppo. Allora, Liviano, qual è la proposta che portate avanti e che avete presentato ieri rispetto al comparto 32? Velocemente, perché poi vorremmo andare a parlare anche dell'altro tema che avete toccato ieri mattina. Sì, volentieri. Dunque, si tratta di questo, come no, io ho sentito l'ultima parte del tuo intervento, bene dicevi, la maggioranza ritiene che sia opportuno attendere l'esito del Consiglio di Stato. In realtà non è una scelta, più volte c'è una giurisprudenza consolidata, il Consiglio di Stato esprimendosi per un altro ricorso, sempre inerente al comparto 32 di un'altra autorità, proprio nei giorni scorsi ha detto che ha ribadito per l'ennesima volta che il Consiglio Comunale ha piena discrezionalità urbanistica, perché sostanzialmente è il Consiglio Comunale che decide quali sono le cose che urbanisticamente sono coerenti rispetto alla visione che la politica della città e quali invece non lo sono. Ora, Per per questa chiarire, però, diciamo, ragione e solo anche perché. per chi ci ascolta e ci guarda, il comparto 32 è, Certo. diciamo, quell'area di quel progetto di urbanizzazione che si trova, diciamo, intorno all'ex Auchan, per Sì, capirci. da Ora lì fino parliamo, poi all'ospedale c'è, San diciamo, in Cataldo. questo momento in campo, diciamo, il piano Cimino che va da San Cataldo a, appunto, al Parco Cimino. Chiedo In scusa, sostanza, Liviano, giusto? costruzione Esatto, di attività cemento. commerciali, abitazioni, insomma, Cemento, chiedo scusa Liviano, era cemento. solo per, diciamo, inquadrare il campo per chi ci ascoltava. Assolutamente sì, lì nel dicembre del 2017 una società che si chiama Marchetti Costruzione, Marchetti Costruzione SRL, aveva fatto al Comune di Taranto una richiesta di costruzione, di realizzare la costruzione di sette strutture importanti per ospitare i ipermercati. In realtà questa richiesta era motivata dal fatto che il piano regolatore attualmente vigente, voi sapete che è in corso l'iter per la realizzazione del nuovo PUG, è stato mandato al professor Carrer, no? E quindi insomma, si sta realizzando un nuovo PUG, ma con il piano regolatore attualmente vigente, che risale al 1974, poi approvato nel 78, quindi valido dal 78, quella zona, appunto comparto 32, è una zona particolarmente appetibile, perché l'articolo 38 e le norme tecniche di attuazione del piano regolatore prevedono la possibilità di costruire edifici a uso commerciale e in quota parte a uso residenziale. Quindi diciamo che molte società nel tempo si sono avvicendate al fine di chiedere al Comune di poter realizzare costruzioni lì. Però insomma, in questo caso si tratta di un affare di diverse centinaia di milioni di euro, quindi è una cosa anche di molto rilevante, anche sotto il profilo economico, voglio dire. Noi siamo contrari a questa cosa per le seguenti ragioni. Uno, perché l'utilizzo di suolo a Taranto è, secondo i dati ISPRES, superiore 3 volte alla media nazionale e 5 volte alla media europea. Quindi continuare a usare suolo, abusare del suolo, non è la scelta migliore. La seconda Liviano, ragione sulla è. carta siete tutti per il no. C'è qualcosa che non torna però. No, non è vero che siamo, mi chiedo scusa, non, il sindaco ha più volte detto di essere favorevole a questa cosa, c'è una delibera di giunta dell'ottobre 2018 in cui il sindaco ritiene che il progetto Marchetti fosse coerente con l'idea, con la visione urbanistica ed Pensavo che economica della fossero tutti città. per il no. Come ti Poi dicevo, di quando recente vota hanno parlato monitor. del Consiglio di Stato, insomma, attendono l'esito della voce del Consiglio di Stato su questo. L'ultima è questa, Però ma. non risolvono il problema, non risolvono il problema Certo. perché di fatto, siccome c'è una sentenza del TAR del febbraio 2024 che sospende la nostra Sì. delibera di consiglio del dicembre 2022, quella in cui il consiglio a maggioranza diceva di no, il sindaco si astenne in quella circostanza, quella sospensione di fatto non è risolta dal Consiglio di Stato, cioè rimane un vulnus, rimane un vuoto Cioè e bisogna occorre dare una sostanzialmente risposta. motivare meglio il no.
il TAR dice esattamente questo, cioè dice che la motivazione è debole e va rafforzata, e quindi occorre rafforzarla. Le motivazioni per cui va rafforzata sono quelle che stavo provando ad esprimere, cioè l'abuso del suolo, la riduzione del numero di abitanti e il calo evidente di attività commerciali, una marea di attività commerciali stanno chiudendo in città. Poi, come è noto, io ho fatto la legge sul Parco del Mar Piccolo, e quindi quella legge era finalizzata a conservare il suolo, una parte del quale insiste all'interno del comparto della 2. Liviano, non abbiamo più tempo, dovevamo toccare anche quell'altro argomento, insomma, che è quello del parcheggio di Via Anfiteatro, ma lo faremo magari nei prossimi giorni. Intanto, grazie. Solo in veramente 10 secondi vorrei capire quindi la proposta che voi avete avanzato e che porterete in consiglio comunale, qual è? La proposta è rafforzare, cioè abbiamo fatto una delibera in cui diciamo se il Consiglio Comunale si deve intanto esprimere definitivamente su questa vicenda e dire un no con le motivazioni rafforzate che ho provato a elencare. Ok, prima. Durante l'intervista. Benissimo, grazie per essere stato con noi e a presto, buona giornata.